Giovanna Bongiorno è una persona che un giorno, c'è un po' di assonanza fra queste due cose, ha pensato di mettersi a fare un lavoro che riteneva di sapere fare e di amare profondamente. Ma io credo che la cosa nella quale io sia stata più brava, questa è una cosa che tengo a dire, sia stata la scelta dei miei collaboratori. Il mio più grande merito sostanzialmente è quello di avere creato un'equipe affiatatissima che, sia pure con temperamenti diversi, sia pure con vite diverse, continua a stare insieme facendo delle ottime cose. E su questo principio del lavoro d'equipe io credo che noi in Sicilia dovremmo molto riflettere, perché in Sicilia si tende a stare insieme se si è legati da amicizia. Bisogna andare insieme fuori a mangiare, a divertirsi, e si lavora talvolta anche spesso in questo modo, ma non sempre questi lavori finiscono bene o questi rapporti finiscono bene. Nel mio lavoro di giornalista, aiutata dai miei studi particolari mirati al settore dell'arte in generale, ho finito con lo scegliere un tipo di comunicazione che via via è diventata sempre più specializzata e specialistica nella valorizzazione del nostro immenso patrimonio di beni culturali e ambientali. Questo è quello che faccio prevalentemente. Scrivere è stato per me un dono di natura, così come dipingere o disegnare, cosa che io faccio normalmente. E dunque non mi sottraggo all'essere sempre io che scrivo, per esempio, i testi per i documentari. Se dovessi mettere in serie le mie passioni, dovrei dire che la prima grande passione della mia vita è il lavoro, perché sono convinta che è quello che non tradisce mai. E poi c'è la famiglia, e questo forse può sorprendere, questo poi c'è la famiglia, ma in realtà non c'è una considerazione riduttiva della famiglia, al contrario, c'è un grande senso di amore, ma anche di considerazione della libertà di ciascuno di noi all'interno di questo microcosmo che è la famiglia. Quindi io credo che si debba dare molto alla famiglia, ma non debba necessariamente attendersi troppo, e quindi ecco perché la metto al secondo posto. E poi la mia terza passione, in tempi come i nostri può sembrare molto strano, è l'istituzione. Io credo che noi manchiamo di riferimenti istituzionali e che questo crea un grande disordine e un grande scompenso in tutta la vita sociale. Ecco, io credo che riconoscersi e riconoscere le istituzioni sia estremamente importante. Quando le mie bambine erano molto piccole, e sono sempre state delle figlie eccellenti, non commettevano niente che meritasse di essere punito, ma quando io volevo in qualche modo imputergli un attimo di riflessione sulle cose che stavano facendo, non dicevo arriva l'uomo cattivo, arriva il babà, dicevo stai attenta perché viene la giustizia. E allora mi ricordo che Federica, la mia più grande, diceva ma e chi è la giustizia? Ah, la giustizia è un uomo enorme, con dei grandi baffi, con degli occhi molto profondi che ti guarda e ti incute un grande rispetto. Questo lo pensavo tanti anni fa. Federica si sorprendeva sempre perché la giustizia le sembrava più una donna che non un uomo, e che fine abbia fatto la giustizia lo sappiamo tutti, quindi io credo che ci sia bisogno di questo recupero del senso delle istituzioni. La mia esperienza mi ha insegnato che più una persona è una persona di altissima e di grandissima qualità, più è una persona assolutamente semplice. Io mi sono trovata a contatto con delle persone di una amabilità strepitosa, di una disponibilità straordinaria, e soltanto qualche tempo dopo ho scoperto che queste persone erano per esempio un Georges Vallée, un accademico di Francia e dei Lincei, o per citare altre persone, Madeleine Cavalier, Bernabò Brea. Ecco, questa è la mia esperienza personale. Più grande è una persona, più è semplice, più è alla portata di tutti. Io credo che per poter salvaguardare, tutelare il nostro enorme patrimonio, il primo problema da affrontare è quello della conoscenza. Se la gente conosce, ama, si appassiona. Quando io ero bambina, mia madre mi costringeva a vedere il Don Carlos, per esempio, no?
Sì, vedevamo l'Elisir d'amore, altre cose, ma il Don Carlos era una punizione terrificante. Credo 5 atti. Passavamo la vita ingessati dentro questo palco, vestiti di tutto punto. Ci si costringeva anche a tenere i guanti. Mi ricordo questa cosa che era un po' raccapricciante. Io non vedevo l'ora di fuggire. E allora mia madre diceva: ah, questi miei figli non capiscono niente, ma di chi sono figli questi che non amano la musica, eccetera. Ecco, io devo dire che oggi amo moltissimo la lirica, l'amo infinitamente. Allora mi conforto pensando che la stessa cosa accadrà con le mie figlie. Quando io tento di portarle in un museo, quando tento di, non so, di portarle con me a Siracusa a vedere il teatro greco o le tragedie greche, quando tento di interessarle al mio lavoro, al mio lavoro, a ciò che io faccio e che amo in modo particolare, vedo che c'è sempre, almeno da parte di una, un grande senso di fastidio. Ma confido vivamente che tutto questo, in età più adulta, loro non sono ancora grandissime, invece possa trovare uno sbocco. Devo dire che a me piace tutto. Io dico scherzando che sono una persona ingorda in ogni senso, di ogni esperienza. Amo leggere tantissimo e amo moltissimo i fiori. Sono figlia di un botanico, ho detto. Ecco, per esempio anche i fiori che sono qui in questa stanza vengono dal mio giardino, un giardino che è nel mio ufficio e che io curo personalmente. Cucinare mi piace pure. Si potrebbe pensare che mi piaccia più mangiare che cucinare, ma io più che una persona, più che una buongustaia, sono una golosa, che è cosa completamente diversa. E poi, devo dire in verità, mi piace tutto. Mi piace viaggiare, mi piace la compagnia della gente, mi piace la musica, mi piacciono troppe cose.